per cui la struttura non sarebbe adeguata. Quindi ci sono state una serie di interlocuzioni anche con i genitori, siamo stati costantemente aggiornati con, anche con il consigliere comunale dell'opposizione. Il collega Labbarca anche ha presenziato alcuni incontri e per tale motivo abbiamo ritenuto opportuno a questo punto evitare diciamo, ulteriori difficoltà ai ragazzi e alle famiglie dei ragazzi e procedere in questo senso. Tant'è vero che abbiamo oggi la sicurezza e la certezza anche della salute pubblica dei ragazzi, perché attraverso un provvedimento del responsabile della salute pubblica del nostro distretto ci chiedevano nell'ambito di questi lavori una verifica puntuale di tutte le aule, quindi ci hanno, come dire, obbligato a verificare le analisi per 32 ambienti, ciò vuol dire tutte le aule con cui abbiamo tecnicamente operato e oltre i bagni, i corridoi, tutte le aule, tutti diciamo, gli ambienti dove i nostri ragazzi oggi vivono l'ambiente scolastico. E a seguito dei lavori, a seguito diciamo, dello smaltimento della pavimentazione, il rifacimento con come dire, una struttura più leggera, morbida e pavimentata con della pavimentazione morbida che prevede caratteristiche igienicamente corrette, stabilite anche dalle norme sanitarie, oggi gli studenti possono regolarmente frequentare quelli sicuri. Grazie. Grazie Assessore Leale. Prego, capogruppo Labbarca. Proprio perché avevamo partecipato a delle riunioni, io non ho puntualizzato il fatto che le lezioni siano state differite dal 19 settembre al 3 ottobre, anche perché il danno della mancata lezione non ce l'ha il docente, non ce l'ha il genitore, ma ce l'ha il bambino, magari se la trova l'alunno, se la troverà poi domani nel corso della sua vita scolastica, quindi questo non lo potremo sapere se ha inciso o meno sulla sua educazione, su questo fatto che ha posticipato per più di 10 giorni l'apertura del plesso. Io quello dove mi ero soffermato nella domanda, perché ormai era decorso parecchio tempo, ecco perché non c'è stata la risposta immediata, mi ero soffermato quello che volevo sapere, ma se non altro perché ha ricordato lei di essere la continuazione della continuazione, come mai si è permesso, oppure se avevamo dei dati scientifici che accertino che la presenza di questo benedettissimo crisotilo dal 7 aprile che è stato riscontrato a seguito degli esami avuti nelle strutture il 24 marzo fino al termine delle lezioni abbia o meno apportato dei danni ai nostri figli, perché ricordo all'assessore che la maggior parte dei consiglieri qua anche i genitori soprattutto non tanto noi ma anche gli altri genitori volevano almeno questa certezza, cioè non si poteva dopo del 7 aprile magari attuare delle azioni immediate, almeno così non avevamo il dubbio sulla permanenza dei nostri figli in quell'aula dove si era accertato questa fibra di amianto. Purtroppo non è stato fatto, nella risposta è stata lasciva, a questo punto non è stato riscontrato. Per quanto riguarda invece le risposte scritte, Assessore, io le do ragione se lei mi risponde e poi dice che io non ripresento il caso, ma se lei mi risponde su un caso specifico con due righe che non hanno né testa né coda, è ovvio che io poi la ripresento di nuovo l'interrogazione, perché se chiedo dei punti precisi, se rappresento delle problematiche precise, ci devono essere delle risposte precise. Se io ho rappresentato un caso specifico, è una responsabilità della persona, non mi si può rispondere per scritto, è tutto a posto, è stato definito. È successo il caso, perché è successo il caso?
quella è la domanda. Come mai si è verificata una distrazione? Ecco, prima l'assessore mi ha chiarito che sulla chiusura del parcheggio di un giorno c'è stato una dimenticanza, un malore di un dipendente, vabbè, allora mi ha spiegato. Se invece lei risponde sull'interrogazione in maniera generica, no, io non la posso accettare. Grazie, capogruppo La Bacca, prego sindaco. No, volevo solo aggiungere la precisazione di questa interrogazione del consigliere La Bacca. Consigliere La Bacca, sulla questione, non è che siamo stati superficiali o non abbiamo impegnato la dovuta attenzione. Il problema era questo, noi avevamo il certificato ARPAB e la segnalazione era già precedente, cioè noi ci siamo insediati dopo che già era avvenuto per la comunicazione. Quando ci siamo resi conto della problematica è perché sono venuto della segnalazione. La segnalazione ci hanno portato ad andare a trovare la certificazione che già esisteva precedente. Ma siccome era precedente la segnalazione, non potevamo intervenire con somma urgenza, che era l'unico modo che ci permetteva di intervenire senza copertura finanziaria. Perché era passato tempo, la somma urgenza va bene fatta in determinati tempi, o altrimenti non si può intervenire. Abbiamo dovuto attendere che ci fossero le casse rimpinguate di quello che importa necessario per la copertura per affidare il lavoro. Tutto qua, cioè, non c'è stata né prima di casa né perdere di tempo. È stato esclusivamente un fatto tecnico, meramente tecnico. Sì, sindaco, ma allora quando si è scoperto che questo pavimento aveva della presenza di fibre lamiate, allora perché non si è intervenuto immediatamente con una somma urgenza? E questo dove ti chiedo l'amministrazione? Io l'ho chiesto per questo punto qua, se dalla continuazione della continuazione, ecco perché l'ho chiesto. Scusate. Cioè noi non si è intervenuto prima, dobbiamo chiedere a un vecchio assessore, perché assessore c'è, magari può rispondere allora. E non è un dibattito, ma lei l'ha fatto parlare. Presidente, lei l'ha fatto parlare, è venuta in parlanza. Andiamo avanti. Terzo punto all'ordine del giorno, svolgimento interrogazione proponente capogruppo consigliere alla Franca Mariano, Popolo della Libertà, servizi comunali affidati. L'ennesima interrogazione che non è stata riscontrata. Allora, in questo caso io scrivevo il 26 settembre e chiedevo elenco di eventuali servizi interni alla struttura affidata a terzi che per la loro esecuzione necessitano il consulto di atti o l'utilizzo del servizio informatico dell'ente. Laddove vi sia riscontro positivo si chiede di conoscere le modalità, limiti e il costo dell'affidamento, nonché fornire informazioni se gli incarichi affidati prevedono il trattamento di dati sensibili. Bene, io attendo prima la risposta dell'assessore e poi magari ti do quello che devo dire. Prego, assessore. Grazie. Allora, su costi, non capito bene a che cosa vostro, cioè a quali costi riferisce l'affidamento della loro attenzione, cioè non mi attenzione. Il nostro servizio informatico dell'ente sì. Prevede che, come per resto in tutti gli enti, dovrebbe essere eseguito da personale nostro, personale incaricato, personale dell'ente, come mi risultava che fino a poco tempo fa c'era il signor Giuseppe D'Amico. Ecco, questo è. Oggi chi fa questo servizio? Beh, allora, diciamo che oltre al soggetto fisicamente c'è anche il dirigente. Cioè questo servizio fa capo a un dirigente che attualmente è l'ingegnere Papaleo come dirigente, quindi il dirigente per la sua volta demanda le funzioni che in questo momento per le funzioni come subalterno, non devo dire bene più elegante, e il funzionario sempre con me, che sovrintende a questa funzione in questo momento, ma sempre sotto mandato del genere Valerio, cioè del dirigente. Era questo assessore.
scusa, se no poi ci riprende il presidente, non vorrei, perché poi il presidente riprende soltanto quando interviene questo consigliere, se ne guarda più. Allora, io ho fatto una domanda precisa. Io voglio capire chi è il dipendente dell'ente, oppure chi è una ditta incaricata che si occupa dell'informatizzazione, che si occupa dei programmi, che si occupa dell'aggiornamento degli antivirus, che si occupa del nostro server. Questa è la domanda posta come interrogazione. Allora, alla parte c'è una risposta, a chi si occupa internamente. L'altro è, poi, adesso che ogni settore ha una sua, i file vengono gestiti da più soggetti, cioè c'erano due ditte, adesso questo non ho preso la quotazione, ma allora, i servizi di prima attenzione, perché lei ha avuto scindere dalle cose, lei è la servizio di chi ha il comune e di chi invece poi fornisce la manutenzione dall'esterno, chi repara e fornisce, che assiste i server e via discorrendo, quindi è affidata a Rizzo, non ricordo come si chiama, non ci ho portato dietro i dati, ma è affidata all'esterno. Ecco, internamente i settori vari hanno la sua riferimento per cui si rivolgono le varie azioni. Grazie Assessore, prego, dopo un po' di lascio. Vabbè, io prendo atto questa sera che è l'unico incaricato all'aggiornamento dei programmi, all'aggiornamento degli antivirus, è il signor Giuseppe, un atto di sabotaggio, è il dipendente Giuseppe Conte, visto questo sono quando mi asserisce l'assessore. Bene, prendo atto, sono soddisfatto della risposta, va bene, non ho da aggiungere altro. Grazie capogruppo La Banca. Quarto punto all'ordine del giorno, svolgimento di interrogazione proponente consigliere comunale Giappantino Donato, Auria Libera, Italia dei Valori, strumenti di partecipazione popolare. Prego, Presidente. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Egregio Sindaco, con la presente pongo alla sua attenzione una problematica relativa alla partecipazione popolare al fine di garantire ai cittadini del comune di Lauria l'effettivo esercizio della partecipazione alla vita amministrativa. Premesso che gli articoli da 8 a 11 del decreto legislativo numero 260